Gloria a Dio, grati al Signore per la sua presenza che è già qui in mezzo a noi, grati a Dio anche per le benedizioni che riceveremo. Vogliamo chinare i nostri capi? Signore Dio nostro, ti vogliamo lodare e ringraziare, perché ancora in questo momento, Signore, sentiamo che sei qui in mezzo a noi. Vogliamo ringraziarti, Signore, per la tua fedeltà, per il tuo amore, per la grazia infinita che tu hai rivolto verso ognuno di noi. Ti preghiamo che tu possa guidare questo culto, Signore, che desideriamo offrirti nel nome di Gesù. Voglia tu, Signore, guidare i nostri cuori, i nostri pensieri, lo spirito nostro, Signore, possa elevarsi alla tua presenza. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Ti preghiamo per quanti, Signore, stanno raggiungendo questo luogo. Ti preghiamo per quanti non potranno essere qui. Voglia tu raggiungerli con la tua santa benedizione. Noi ti lodiamo, ti benediciamo in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Apriamo questo culto nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vorrei leggere un passo dalla parola di Dio prima di cantare un inno che prepari i nostri cuori alla preghiera. Isaia capitolo 61, leggeremo i primi tre versi e poi dal verso 10. Lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su di me, perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere, l'olio della gioia in luogo di duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto, onde possono essere chiamati terebinti di giustizia, la piantagione dell'Eterno da servire alla sua gloria. Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia festeggerà nel mio Dio, poiché Egli m'ha rivestito delle vesti della salvezza, m'ha avvolto nel manto della giustizia come uno sposo che s'adorna d'un diatema, come di una sposa che si para dei suoi gioielli. Sì, come la terra dà fuori la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore, l'Eterno, farà germogliare la giustizia e la lode nel cospetto di tutte le nazioni. Signore, grazie per la tua parola che è benedetta ai nostri cuori. E prima di andare in preghiera cantiamo l'inno 350. Inno 350. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere un passo molto noto nel Vangelo secondo Giovanni capitolo 11. E leggiamo i primi cinque versi e poi dal verso 17 al verso 27.
Or v'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio d'olifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. E Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliuolo di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Verso 17. E Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo. E fermiamo la nostra attenzione sul verso 5, che dice: or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Betania è un rifugio per Gesù. Era dove Gesù molto spesso si ritirava, in questa piccola famiglia, dove trovava riposo, ristoro, consolazione. E Betania era un posto ideale per lui. Dopo il lungo cammino, dopo le grandi moltitudini, egli amava ritirarsi in privato, quasi, a Betania, a casa di Marta, Maria e Lazzaro. È un po' la figura di quello che è la Chiesa di Gesù, perché Gesù in mezzo a noi si trova bene. Si trova bene perché l'amiamo. Si trova bene perché gli diamo possibilità di riposare tra noi. Quando noi ci accostiamo al Signore, il nostro rapporto con Lui è un rapporto intimo, un rapporto prezioso, un rapporto di grande, grande intimità. Ora, il testo che abbiamo preso non ci dice che Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro, e non amava gli altri, ma questi li amava in maniera particolare proprio perché riusciva a andare in questa casa e lì trovare ristoro. Voglia il Signore stasera trovare ristoro nella presenza di ciascuno di noi, perché in pratica la nostra vita è all'unisono con la sua. Credo che tutti noi abbiamo dei posti preziosi dove possiamo trovare pace, vero? Ce l'abbiamo? E li desideriamo. Ora Gesù desidera ardentemente unirsi ai Suoi e desidera ardentemente essere qui presenti in mezzo a noi per operare. Questa famiglia era una famiglia un po' sui generis. C'erano questi due sorelle e un fratello, e che in qualche modo riflettono i diversi aspetti dei credenti che sono nella comunità: Marta, Maria e Lazzaro. Di Marta sappiamo tutto. Di Marta alcuni predicatori ne fanno veramente una donna che avvilisce. Ma Marta è pratica, molto pratica, e Dio sia lodato per i cristiani pratici. Dio sia lodato, per esempio, per fratelli e sorelle che svolgono i lavori più umili, pratici,
noi ne godiamo e talvolta neanche scopriamo la loro presenza, ma scopriamo il loro servizio. Dio sia lodato per tutti i fratelli e le sorelle che svolgono un grande lavoro nell'opera di Dio. Marta è la perfetta padrona di casa, di quella casa che mette a disposizione di Gesù. Ma dice qualcuno, ma Marta ha sbagliato quel giorno. E perché tu non sbagli? Il suo errore, nel caso della riprensione per la quale è ricordata in Luca capitolo 10, è un errore fatto unicamente perché voleva fare bella figura con Gesù e voleva onorarlo appieno. Ora, l'unica cosa che non aveva capito è che ci sono momenti quando noi dobbiamo servire e momenti quando noi dobbiamo adorare. Ora, molto spesso, per la nostra stessa natura, noi siamo portati a fare quello che non dobbiamo fare e a non fare quello che invece ci è ordinato di fare. Fin da bambini abbiamo imparato questo. Da bambini i problemi più grandi che davamo ai nostri genitori è che volevamo fare quello che non doveva essere fatto. E Marta è ripresa da Gesù. Però è importante, Marta impara la lezione. La cosa più importante non è sbagliare, perché sbagliamo tutti, ma nell'errore imparare. Infatti, quando riappare la storia di Marta, Marta è la prima che corre da Gesù. Noi ci aspetteremmo immediatamente, cominciando a leggere, che Maria corre da Gesù. E invece corre da Gesù Marta, perché Marta ha imparato la lezione ed ora ha capito che la sua fiducia deve essere totalmente in Gesù per qualsiasi circostanza. Ha delle perplessità, ma chi non ne ha? Giustamente, c'è questo combattimento tra fede e dubbio. Ma perché noi abbiamo solo fede e non abbiamo mai dubbi? Infatti il passo che abbiamo letto dice che crede, e crede che Gesù può far risuscitare o far tornare in vita suo fratello, e poi però dice: Signore, aspetta un momento, questo è morto da 4 giorni, è già nella tomba, è troppo tardi, se tu fossi stato qui in tempo, allora sì, ma adesso, Signore. Però nonostante questo ha una fede ferma nella resurrezione e dice: io so che certamente risorgerà. Vedete questo combattimento fra fede e dubbio, dubbio e fede. È pratica, non si illude. Suo fratello è morto da 4 giorni e il suo corpo ormai è in decomposizione. Però ha imparato tanto bene la lezione che vedremo fra poco. L'altra sorella ci interessa di più, e chi è che, parlando di Maria, non parla della sua devozione? Maria, la pia, la donna spirituale, Maria che siede ai piedi di Gesù per ricevere la sua parola, Maria che sceglie la buona parte, tutte cose che noi sappiamo, vero? E per noi Maria diventa il modello. E qui sbagliamo, perché Dio ha chiamato ciascuno di noi ad essere uno diverso dall'altro. E meno male che è così, è perché nella varietà del nostro carattere Dio può utilizzare ciascuno di noi per i fini che Lui ha nel piano glorioso del suo servizio. Sì, Maria ci piace. Maria siede ai piedi di Gesù per ascoltarlo, per udire la sua parola. Maria ha scelto la buona parte perché in quel momento, in quell'occasione,
La presenza di Gesù in quella casa era un'occasione perché ella potesse veramente scegliere la buona parte ed ascoltare la preziosa parola di Gesù. Ci sono momenti quando non possiamo fare altro. Sono momenti quando sembra che tutto collabori perché possiamo sedere ai piedi del Signore e ascoltare la sua parola. Quei momenti non dobbiamo lasciarli perdere, non dobbiamo superarli con altri. Qui è stato l'errore iniziale di Marta. Marta vuole onorare Gesù e non sa che il primo onore che Gesù vuole è che noi ascoltiamo la sua parola e che stiamo ai suoi piedi. E è importante perché Maria ha capito. E noi abbiamo sentito prediche su Maria, dobbiamo essere come lei, eccetera, eccetera. Aspettate un momento. Quando Lazzaro muore, Gesù ritarda ad andare, e quando Gesù va, Maria rimane a casa. O tu aspetteresti che Maria, che è la mistica, Maria che è la pia, Maria che è la devota, corre ai piedi del Signore, e invece è a casa e si strazia per la perdita di Lazzaro. È importante, vedete come queste due donne, ma non solo queste due donne, ma ciascuno di noi, non è assolutamente perfetto nel rapporto con Gesù. Ci sono mancanze da una parte e mancanza dall'altra. E questo ci serve solo a capire che abbiamo una strada da percorrere per raggiungere quella perfezione che Dio vuole darci quando andremo dinanzi a Lui. È interessante. Poi viene il miracolo. E il miracolo viene e di nuovo questa famiglia è riunita. La storia continua però. La storia continua. Perché nel capitolo 12 noi troviamo che c'è qualcosa che finalmente ognuno può fare nel momento giusto. Ora, Lazzaro è un credente un po' particolare e io di lui voglio parlare. Non dice una parola. Non dice una parola prima, non dice una parola dopo. Allora, che credente è? Un credente muto? No. È un credente che rivela la natura gloriosa dell'opera di Gesù nella sua vita. È uno che conta più su quello che è che su quello che appare. Ora, molto spesso noi valutiamo spirituali quelli che manifestano spiritualità, e Dio sia lodato per fratelli e sorelle che sono come Maria, che lodano il Signore, che ascoltano la sua parola, che sono spirituali. Dio sia lodato anche per persone come Marta, che sono pratiche, ma Dio sia lodato anche per quelli che silenziosamente dimostrano con la loro vita l'opera di Gesù. E capita questo, che a un certo punto si fa una festa. Capitolo 12. Gesù dunque, 6 giorni avanti la Pasqua, venne di nuovo a Betania. Andava spesso a Betania, dove era Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. E qui vi fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che era a tavola. Allora Maria prese una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e l'asciugò con i suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Li ritroviamo tutti e tre ormai che hanno capito e hanno imparato la lezione. Mi sembra di vedere Marta. E abbiate pazienza.
L'altra volta il Signore l'aveva ripresa perché era interessata tanto al pranzo, alla cena, a preparare bene la mensa, e il Signore gli aveva detto: no, tu hai sbagliato, adesso Maria ha scelto la buona parte, ma adesso c'è la festa e allora Marta può svolgere veramente il suo ministero. È una festa con una cena e Marta serve. E Gesù è contento che finalmente Marta ha capito e può servire. Poi c'è Lazzaro. Lazzaro che sta lì e gode. È solo un testimone, Lazzaro. È solo un testimone. Nulla di eccezionale. Qualcuno ha detto, certo che Lazzaro non parla mai, c'ha due sorelle, parleranno sempre loro, non lo so se è così, ma quello che so è che Lazzaro risorto, tornato in vita, è lì, come prova della potenza di Dio che trasforma le circostanze, e anche questo è un ministero. Eppure Gesù l'amava anche a lui, e questo può essere una garanzia per noi. Non ha eccezionali doti, è senza eloquenza, ma è fedele, sempre pronto ad aprire la casa sua e a offrire tutto quello che ha per testimoniare del Signore. Credo di aver raccontato altre volte la storia di un missionario inglese, un caro fratello, che non aveva grandi capacità, che però amava l'opera del Signore e voleva andare missionario in Africa. Andò alla scuola missionaria, non riuscì a passare, ma tanto fece e tanto disse che alla fine il capo della missione lo ingaggiò per andare in Africa ugualmente e lo mise accanto al capo missione per dire: abbi cura di lui, è un buon fratello, è un'anima che ama il Signore, ha una buona testimonianza, e aiutalo. E quest'uomo, questo fratello, andò. Doveva prima di tutto imparare la lingua, il dialetto locale, ma invece dopo tanto tempo, forse 2 anni, non aveva ancora imparato a parlare. E il capo della missione alla fine aveva deciso di scrivere a casa perché dice: questo qui non riesco a utilizzarlo, non c'ha capacità, è un buon fratello, loda il Signore, lo serve, è un'anima fedele, però non c'ha capacità. E si era deciso di scrivere. Quando la sera andò in un villaggio accanto e faceva uno studio biblico e fece una domanda e disse: mi dite come deve essere un cristiano? E uno dei presenti disse, alzando la mano: io lo so, deve essere come il fratello Tizio. E indicò questo fratello che non aveva detto una parola, che non si erano mai parlati, ma che la sua testimonianza aveva in qualche modo influenzato quelli che lo circondavano. Il capo missione non scrisse più quella lettera perché era importante la testimonianza. Dio sia lodato perché la Chiesa del Signore ha queste diversità e nessuno di noi dica questo è spirituale e quello no. Se siamo fedeli al Signore, ognuno di noi lo serve nel modo che può servirlo. Maria è la devota. Maria alla fine fa quello che aveva nel cuore. Ringrazia il Signore prendendo questa libra d'olio odorifero di nardo schietto di grande prezzo. Il denaro era il salario di un giorno e qui dice di gran prezzo, in un altro dice che era circa il prezzo di un anno di lavoro, era il prezzo del profumo. Ma quello che è importante è che ella compie un'opera che altri non avevano capito. Vi ricordate Giuda? Prende e
rompe il vasetto d'olio di nardo schietto, unge i piedi di Gesù, l'asciuga con i capelli, la casa è ripiena del profumo eccezionale dell'olio e immediatamente Giuda Iscariota dice: ma perché consumare quest'olio? Che poteva vendere 300 danari, ecco, era appunto il salario d'un anno. Ora diceva questo non perché si curava dei poveri, ma perché, dice Giovanni, e per dirlo Giovanni che era l'apostolo dell'amore ci dobbiamo credere, insomma, era ladro e metteva i soldi da parte. Ma Gesù le disse: lasciala stare, ella l'aveva serbato per il giorno della mia sepoltura. Cioè, in altre parole, questa donna aveva capito di fare un atto di amore e di dedizione a Gesù mentre era in vita. Era ai suoi piedi, era stata per imparare, era stata ora per adorare ed è stata per dare tutto. Questo profumo schietto, di nardo schietto, era il profumo che le giovani ebree tenevano da parte per il giorno delle nozze, quando ungevano il loro sposo. Ma Maria ha fatto la scelta che Gesù era il suo sposo. Allora, che dobbiamo fare? Come siamo? Vorremmo tutti essere qualcosa di diverso, ma Dio ci ha chiamati ad essere quello che siamo e come siamo vuole che noi lo serviamo. E lo serviamo perché il tempo opportuno per servirlo c'è per tutti. Oh, la gioia di Marta quella sera, finalmente avrà potuto preparare la tavola come la voleva lei. Finalmente avrà potuto preparare una cena eccezionale. Oh, la gioia di Lazzaro, silenzioso come sempre, che era lì però a testimoniare che era un morto tornato in vita. E tu chi sei? Tant'è vero che i farisei volevano uccidere Lazzaro perché tanta gente si era convertita per il miracolo del ritorno in vita di Lazzaro. E la grande, meravigliosa manifestazione di Maria, che finalmente, dopo aver ascoltato la parola, è sempre la parola che viene prima, può poi spandere il proprio cuore dinanzi al Signore e offrire il meglio di quello che ha in onore del suo Salvatore. E allora stasera incoraggiamoci. Probabilmente non potrai mai essere Maria, probabilmente non potrai mai essere Marta, e i fratelli probabilmente saranno molto più vicini a Lazzaro che ad altri, però ognuno di noi usi quello che ha, il dono che Dio ci ha dato, usiamolo per la sua gloria, perché la Chiesa del Signore è composta di credenti che lo servono, credenti che l'adorano, credenti che testimoniano. E in questa triplice manifestazione l'opera di Dio va avanti. È importante che ognuno svolga il proprio ruolo. Uno dei problemi più grandi delle famiglie di oggi è che ormai i ruoli non ci sono più. Ognuno vuole fare quello che vuole, ma nella famiglia cristiana, che è la Chiesa, ogni ruolo è importante. Conosci quello che Dio ti ha dato, usalo per la sua gloria, perché Gesù ti ama ed Egli ama ciascuno di noi, come amava Marta, amava Maria e amava Lazzaro, ma ama anche te e me. E il suo amore è quello che è la nostra garanzia per poterlo continuare a servire. Al Signore sia la gloria da ora in eterno. Ed ora l'amore di Dio nostro Padre, la grazia del nostro Signore Gesù, la guida, le benedizioni, l'unzione dello Spirito Santo siano con noi, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno.